quella con la Francia non mi è piaciuta perché abbiamo perso. Nel viaggio in pullman ci divertiamo perché stiamo insieme, riusciamo a, come si dice, a conoscerci meglio. Per me vincere è bello, però è meglio divertirsi. Nel terzo tempo siamo insieme anche con le altre squadre e anche se la partita nel primo e secondo tempo la perdiamo, il terzo tempo lo vinciamo sempre noi. Io ho iniziato il rugby con timidezza, però poi dopo tanto tempo che ho giocato sono riuscito a fare tante amicizie con gli altri. Le prime volte cadendo si volevano far compatire o consolare, dopo pochi allenamenti c'è già questo cambiamento in cui cadono, si rialzano e riprendono a giocare con i compagni. Il rugby è un mondo a sé stante, uno sport dove i valori sono veramente alti e dove per riuscire a giocare a rugby bisogna crescere. Mi raccomando, una cosa sola. Sostegno. Non lasciateli giocare, salite subito. Appena gli altri fanno muovere la palla, voi dovete salire, chiudere. Occupate lo spazio e salite tutti assieme. Di tanto fango è molto divertente perché non ci si fa male cadendo. Durante i tornei, quando incontriamo altre squadre, è molto bello perché si conoscono nuove persone e poi è bello imparare a giocare contro quelli più forti perché magari impari qualcosa. Penso che il rugby sia uno sport alla portata di tutti, sia per ragazze che per ragazze. Il rugby mi piace soprattutto l'emozione che si prova quando si inizia a correre o iniziare a tuffarsi per fare meta, ad avere dei compagni vicini che sai sempre che ti possono aiutare. E andiamo tutti insieme, così parliamo, discutiamo su come è andata la partita magari. Quando invece il campo è più duro perché non piove, mi piace perché quando placchi gli avversari, quando calmo, senti il colpo forte. Bellissimo, fantastico, un'esperienza bellissima. Questo club, nel settore propaganda, nella famiglia di questi bambini, ho trovato dei legami che sinceramente non pensavo si sarebbero così realizzati in così breve tempo. Per ognuno di noi il rugby sarà un'esperienza unica nella vita.